Ciao a tutti, benvenuti a Samplay. Ero rimasto che avevo trovato due chiavi, una per l'uscita d'emergenza e una del cortile. Ed ero qui appunto negli appartamenti. Quindi proseguo. Allora. E avevo appunto anche fatto cadere quelle scatole come si può dire, nello scarico insomma dei rifiuti. Avevo fatto cadere il sacco dei rifiuti e all'interno avevo trovato la moneta del vecchio, che lì ne devo trovare altre due, forse anche tre, anzi mi pare due, per risolvere un enigma che affronterò più avanti. Quindi qui non c'è, anzi forse è là. Ok. Di qua, no, scusate, devo prima uscire da, no, che cazzo, ma che cazzo, ma ah, giusto, devo. Adesso ci siamo. Ah già. Non c'è la scala di incendio oltre la porta. Forse l'hanno demolita quando hanno costruito l'edificio accanto. Credo di poter entrare nell'edificio accanto passando attraverso la finestra che ho davanti. È già James, esattamente. C'è un vecchio letto sfasciato qui. Ma che bella stanza. Guardate che bel water. Sembra ci sia qualcosa incastrato nella gabinetta. Ma vuoi tirarlo fuori? Sì. Che schifo. Non ti sgorgoli l'acqua sporca, no? No. Sembra un portafogli, sembra contenere un biglietto. 14.03.12.09. Nient'altro interessante, se già mi sono anche schifo. È il codice di una cassaforte, ragazzi. Dobbiamo salutare. Eccola qua. Non c'ho la mappa, come non c'ho la mappa? Vabbè, ah, c'ho. Vedete la moneta che vi dicevo. Quattordici 14.03.12.09. 14.03.14.03. Dodici, nove, quattordici, zero, zero, allora.
12, no, 14, 14, poi maggiore di a 3, inferiore 12, maggiore 14,03, ok, 14. Perché non va? Oh santa Maria, ragazzi, però. Oh, c'è una scritta qua. Vabbè. Ah, ecco, mi fa uscire. Questa è bella, ragazzi. Proprio Sabea. In avanti di qua maggiore, però maggiore, facciamo, anzi maggiore, allora 14 0 Santa Maria, però 14, poi maggiore 3, inferiore 12 e maggiore 9. Sì. 0,3 12, ce l'ho fatta, ragazzi. Prendete la pistola, prendete la pistola, prendete la pistola, prendete la pistola e basta. Bene, vamos. Salve, eh. No, che cazzo, sì. Così è più facile per me. Dai, vieni qua. La rotta, ovviamente. Ah, la stessa, ok, stessa porta con il sta sbarrata. Capisco perché sono senza. Oh, perfetto, trovato la mappa della parte ovest. Bene, bene. Però prima di venire qui, voglio esplorarmi tutta la parte qua.
sbarrata, chiusa. Caro Tim, sono uscito perché ho una faccenda da sbrigare. Ho lasciato la chiave di casa con lo zio David. Tu sai dove abita, no? La chiave nella stanza vicino alla scala del primo piano. Tornerò appena posso, quindi bada a casa mentre non ci sono. La chiave nella stanza vicino alla scala del primo piano. Mori. A posto. Chiuso. Che cazzo è stato, sono muore. No, ho sbagliato, scusate. Vicino alla stanza del primo piano. Salve. Che piacere incontrarla. Già morto sei? Sì. Fancula. Guardatela. Mortacci tua. Che cosa guarda? Un'ampolla? Siccome ragazzi ho un sabotaggio perfetto. Siccome ci sono ragazzi degli oggetti che se li prendete tutti e quattro ottenete un determinato finale, non vorrei rischiare di prendere questi oggetti, dato che voglio ottenere un altro finale. Un attimo solo ragazzi. Sì ragazzi, è quello che immaginavo, è il crisma bianco, quello che è tra gli oggetti che bisogna prendere per ottenere un determinato finale che io appunto non voglio ottenere. Sullo scaffale non c'è nulla che sembri utile. Eccoci qua ragazzi, qui c'è scritto qualcosa sulla scrivania, tre brillanti monete in cinque buchi porrei, ad un capo siede il tentatore di lei, il vento da dietro la donna sospira, quello senza forma nulla, più distante da loro si ammira, il vecchio accanto al serpente non sta, è alla sinistra del prigioniero che marcisce senza pietà. Questo è l'enigma di cui vi parlavo, c'è cioè alla fine di cinque foglie circostanti di due 3 centimetri di diametro sul tavolo. Però io devo trovare le altre. Madonna. Te venisse a cagare la scherza.
Ancora. Che palle che sei però. James, cazzo, capisco che te guardi scarafaggio, ma te è un amico più pericoloso alle spalle. Questo è il settaccio di merda. Ok. Non riesco più, la porta è tutta serrata. Ok. Qui ho esplorato tutto. Perfetto. Quindi di qua. Oh cazzo. Se tu sei maluto non riesco ad aprirla. Quindi io devo andare. Devo andare. Non so se è giusto. Dovrei andare nel cortile. Però qui sono al secondo piano. Se invece vado qui, non posso uscire da qua. Mi ricordavo, ragazzi, che in questo capitolo c'era la rotazione a 360 gradi. Probabilmente mi sbaglio, perché nei comandi in realtà non c'è. Porca puttana, ma io dove vado qua? Giusto, io devo ripassare. Non mi ricordavo più. Che si ripassava di qua. Perfetto. Quindi io adesso ho salto le scale qua. What is this? Ah, c'è la bottiglia, ma... Il cortile... ma il cortile è qua. Eccoci l'aperto. E se non ricordo male, la moneta è proprio dove sono i mostri qua. Sentite. È ora anche di... In tutta sicurezza. Ma guardate, sti malefici.
Però io c'era, oppure c'era la visuale, forse mi sbaglio con Silent Origins, che c'era una cazzo di scala, ma eccola qua. Perché non gli faccio un cazzo? Eccola qua, la moneta serpente. Ok. Dietro un passeggino. È molto interessante la cosa. Bene, così non ho subito nessun danno, perché sennò. E i colpi quanti ne ho? Però. Bene, l'altra. Mi manca una terza moneta. E a pensarci, non so dove cazzo sta. Proprio. Ti pare anche James le cadevie. Vediamo un po' qua in giro, qui non c'è nessuna parte, però qui, eccole qua l'altra parte che devo esplorare. Ma salve, eh? Di borsa che andò? Che bel suono che si sente. Guardate un po'. Ma chi può aver fatto questo? Ah, già. Proiettili. Dai. Si è dato la rotta. As soon as I'm done here. Eddie, be careful.
chissà che cosa l'ha spinto a venire a Silent Hill. La lotta. Sbarrata. Anche questa. Fantastico. Dove cazzo stai? Ah, eccoti. E vaffanculo. Ti ho messo un colpo. Che cazzo. Se addirittura si danno un attimino addosso così ti feriscono, sti bastardi. Munizione la pistola. Non c'è niente dentro. Nominale, insomma, sole le munizioni. Ok. Qui? Ah, ok. Adesso aperto. Basta, non c'è altro. Adesso è aperto. Ma... Bella domanda, devo trovare la moneta. Forse lì. Altro no. Ah, manca la stanza 105. È rotto. Il resto c'è un tubo. Però qui... Qui dove l'ho trovato là c'era appunto la moneta del vecchio e l'articolo di giornale e poi qua c'è, esatto, il passaggio ostruito, bloccato. Do cazzo vado io?
adesso ragazzi è un problema, nel senso che io non mi ricordo. Non mi ricordo. Do cazzo. Devo andare. Bella zio. Mi manca un'altra. Io devo tornare quel biglietto che c'è su quella porta lì. Appartamento vicino alle scale del primo piano, ma qui è il secondo. Avevo lasciato qualcosa da 105 oppure dentro là. Allora, no, che cazzo. È giusto? Sì, esatto. Adesso io guardo qui dentro, forse, a parte che ci abbiamo guardato qua dentro, non c'è Nisba, se no 209 204. Sto sbagliando. Ok. La chiave nella stanza vicino alle scala del primo piano. La chiave nella stanza vicino alle scale del primo piano. Ma io sono al secondo qua. Quindi se io vado vicino nella stanza, le scale vicino piano piano, vicino alle scale.
È nella stanza vicino alla scala del primo piano. Forse 105. Sto guardando. Ah, è ancora quella che non mi serve. Qua non c'è nada. Qui c'è l'enigma. Qui c'è l'enigma. E il salvataggio. Vicino alle scale. Sento un po'. L'ho saltata per sbaglio. Spero sia qua. Anzi, non l'ho saltata perché mi segnava rosso. Vabbè, prendete la pistola. Allora deve essere per forza qua. Sure.
poco, non ho raccoglierlo. Ah no, l'ho già raccolta. Allora, sono le munizioni. Ah, la moneta da prigioniero, fantastico, ecco dov'era. Ci sono le viste per terra, niente di strano qui. Comunque, Angela, ragazzi, non è che sta male, TP. Non mi sta proprio male. Bene, ragazzi, questa gameplay finisce qui, spero sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.